Ma anziché giocare con i floppy, che ogni tanto i floppy sappiamo che si rovinano col tempo, poi chissà questi quanti sono vecchi, non è meglio caricare i giochi nella SD card con l'aiuto del PiStorm e grazie al Raspberry Pi 3? Eccomi qua oggi con l'Amiga 500. Voi che siete amanti di Commodore vi faccio vedere una modifica che si può effettuare sull'Amiga 500 senza devastarla. Una modifica davvero speciale senza usare neanche più i floppy disk. Molti di voi magari questa modifica la conoscono già, però la voglio portare nel mio canale perché sulla mia Amiga 500 voglio fare questa modifica. E ringrazio prima di tutto Giuseppe De Vincenzi che mi ha consigliato questa modifica da fare sulla mia Amiga 500 perché anche lui ne ha una. Questa modifica si fa con il PiStorm e il Raspberry Pi 3. Innanzitutto ci tengo a dire che questa modifica non comporta nessuna modifica sulla scocca dell'Amiga 500. Può essere rimossa in qualsiasi momento mantenendo l'originalità al 100% dalla nostra Amiga 500. Attualmente l'Amiga 500 monta un processore della 68000 della Motorola e con il Raspberry Pi andiamo a fare un upgrade, il 68040. I due emulatori principali sono EMU68 e Musashi e con tutti e due possiamo arrivare alla potenza del processore di questo Raspberry Pi, 1,5 GHz. L'Amiga 500 di default ha un processore grafico che si chiama Denis. Però noi possiamo anche emulare una scheda video generica, la RTG. Ce ne sono vari modelli che si possono collegare a parte, però noi andiamo ad emularne una generica. Sempre con l'aiuto del Raspberry Pi possiamo emulare un hard disk SCSI, che ovviamente lo andiamo a installare nella microSD. In questa busta invece tengo il sistema operativo che mi è stato regalato da Stefano Bombardi, quindi ringrazio Stefano perché questi floppy ci serviranno per fare l'installazione di Amiga OS. Siamo pronti col PiStorm, con il libretto di istruzioni del PiStorm e con il Raspberry Pi 3. Se noi andiamo alla pagina 4 e 5, ci fa vedere che lui prima di installare il PiStorm e poi il Raspberry Pi mette un adattatore. Questo adattatore si utilizza solamente per le versioni 5. La mia è la versione 6, quindi è totalmente diversa la scheda madre. E possiamo installare direttamente il PiStorm qui sopra con il Raspberry Pi. Ora vado ad aprire l'Amiga 500 per rimuovere la CPU e mettere il PiStorm. Ecco qui la CPU della Motorola, il 68000, che con molta cura andiamo a rimuovere. Mi raccomando, non è il modo corretto questo qua, però se si presta attenzione riusciamo a toglierlo senza rovinare i piedini del processore. Il Raspberry Pi, eccolo qui. Abbiamo l'uscita HDMI che ci serve per visualizzare la scheda video RTG, quella che abbiamo citato poco fa, il chip video che noi andiamo ad emulare. Poi abbiamo una porta USB che ci serve solamente a configurare Musashi la prima volta siccome gira su distribuzione Linux. Siccome qua invece noi mettiamo EMU68, che è un emulatore bare metal per cui il sistema operativo non viene installato, vengono installati solamente tramite l'SD card i file necessari per far funzionare l'emulazione della CPU e tutto il resto. Quindi questo qua lo possiamo montare una volta che andiamo a installare il PiStorm. Eccolo qua. Quindi questa va messa così. Vediamo, non dovrebbero piegarsi, però prestiamo attenzione. Controlliamo se aderisce bene e possiamo andare ad installare il Raspberry Pi e lo mettiamo così. Il PiStorm correttamente installato, qui abbiamo l'uscita per l'HDMI e l'ingresso della SD card. Perfetto. Adesso bisogna configurare la SD card per EMU68 con la partizione FAT32 e un'altra partizione per il file system dell'Amiga 500. Ho girato un video a parte e ve lo lascio in descrizione. Finita questa configurazione della SD card e dopo aver scaricato EMU68, lo copiamo nella partizione FAT32 e così facendo partirà il Kickstart 1.3. Adesso ho collegato il cavo HDMI direttamente sul Raspberry Pi
e ho collegato un secondo monitor giusto per farvi vedere che funziona EMU68. Accendiamo l'Amiga 500 e dovrebbe comparire qui EMU68 e qui Kickstart 1.3. Perfetto. Adesso però, anziché tenere il cavo HDMI in questo modo, vi faccio vedere una soluzione migliore. Prima di passare alla parte software, vi voglio far vedere una cosa importante. La SD card l'ho messa in questa prolunga SD. La vado a inserire nel P-Storm. Ok, la posso far uscire dal lato. Però, se la faccio uscire dal lato, è brutta da vedere. Quindi, ho acquistato da eBay, link in descrizione, questa qui è la pagina web, questo adattatore. Si toglie la parte originale che sarebbe questa qua, questo lo installiamo qua. Ok, questo qui adesso non ci serve più, quindi lo possiamo anche mettere da parte. Così facendo abbiamo l'uscita dell'SD card, così possiamo togliere l'SD card con EMU68 e possiamo mettere Musashi. In mano ho un flat, l'HDMI e sì, far uscire da questa stampa 3D, troverete il link in descrizione del sito eBay, quest'altra chicca da applicare sulla mia Amiga 500 per avere l'uscita HDMI in un modo pulito. Questa qui invece è quella doppia, sia per la scheda video RTG generica, che sarebbe questa qua in nostro caso, l'altra invece se si vuole convertire il segnale del chip di NIS da video composito in HDMI. Questo me l'ha regalato giusto perché ho detto che faccio il video e per farvelo vedere. Adesso andiamo a vedere al volo come si trapianta questa stampa 3D e il risultato finale è davvero fantastico. Ho apportato una piccola modifica, ho messo qui un pezzo di nastro per poter isolare il Raspberry dalla lamiera della tastiera e ho già collegato il flat dell'HDMI. Adesso invece è arrivato il momento di installare questo sulla scocca. Prima si fa passare dove si vuole, lo voglio qui all'angolo, lo metto qui. Bello, eh? Adesso possiamo vedere se entra l'HDMI e possiamo chiudere l'Amiga 500. Sì, a posto, dai. Adesso bisogna riprendere la SD card, la ricolleghiamo al computer e carichiamo nella root principale, quella FAT32, dove abbiamo messo prima questi file, questa ROM che è Kickstart 3.1, denominato così. Una volta fatto ciò, prendiamo l'SD card, la reinseriamo nell'Amiga 500, la possiamo poi accendere e vediamo che parte il Kickstart 3.1. Adesso che il Kickstart 3.1 è partito, possiamo installare Workbench 3.1, quindi questi floppy vengono riconosciuti dall'Amiga 500, mentre con l'1.3 non vengono riconosciuti. Adesso vado ad installare Workbench 3.1 dei floppy e prima di farlo, tramite WinUAE, ho formattato la partizione Amiga con un file system chiamato PFS3. Questa partizione sarà più stabile e posso fare partizioni più grandi di 2 GB senza avere problemi. Guida completa, link in descrizione su questo che sto facendo. Intanto, lo abbiamo installato. Perfetto. Finalmente, dopo svariati giorni, sono riuscito a configurare al meglio la mia Amiga 500 con alcuni programmi utili. Intanto ringrazio Giuseppe De Vincenzi che mi ha aiutato a questo progetto e ringrazio anche Claudio per avermi aiutato su altre cose che poi man mano vi spiego, oppure se volete parlare con lui, con Giuseppe, con me, ci vediamo o nel server Discord di Macro Shorts oppure nel mio server Discord. Invece, se volete un aiuto su come configurare la vostra SD card, due sono le cose. O vi passo l'immagine con Ghost, ve la copiate, poi vi dico io come fare, ci sentiamo in privato, oppure ve lo fate da soli. Io in questo video non ho voluto fare tutto una cosa sulle configurazioni, perché sennò il video usciva troppo lungo e serve almeno 40-50 minuti, ma il mio non è un tutorial, il mio scopo è avervi fatto conoscere questo tipo di modifica. Vabbè, torniamo a noi. Apro un gioco che lo tengo in dati, giochi RTG, apro Blood, per esempio. Aprendo Blood, il gioco me lo carica su questo schermo. Ecco qua, il gioco lui me l'ha caricato qua sopra. Possiamo anche uscire. Se io invece apro un gioco per Amiga 500 normale, Hurrican, qua mi dice come uscire dal gioco, F10 intanto lo carica, e compare ovviamente poi su questo monitor perché usiamo il chip Denise e quindi possiamo uscire. Ovviamente l'audio esce dall'Amiga 500, non dall'HDMI, quindi con uno switch posso portare anche l'audio su questo monitor. Infatti io qualsiasi audio, qualsiasi gioco lo sento su tutti e due, per sentirlo solo su uno, tipo su questo monitor lo devo spegnere. Vabbè, abbiamo visto, però adesso io non voglio avere qui il workbench, ma lo voglio avere praticamente su questo monitor qua.
Allora, lo andiamo a selezionare 32 bit e aumentiamo anche i colori e facciamo salva. Ok, me l'ha passato da questo lato qua, quindi noi abbiamo il workbench da questo lato. Adesso facciamo un'ipotesi, noi apriamo un gioco per Amiga 500 normale, il gioco compare qua. Quindi, uscendo da questo gioco che era tipo F10, noi questa TV la possiamo spegnere perché magari non ci serve. E se apriamo un gioco invece per RTG, e me lo apre di qua. Questi qua sono giochi che ovviamente girano con la scheda video RTG e la RAM non prende quei 512K che abbiamo, ma prende la RAM del Raspberry. Sto facendo la ripresa su questo monitor perché secondo me si vede meglio. Parliamo un attimo di giochi per Amiga 500. Noi abbiamo 282 di memoria grafica, gli altri rimanenti se li prende il workbench. Quindi se volete giocare a giochi su Amiga 500 senza il workbench, vi consiglio di usare i floppy, ma non i floppy normali, ma tramite SD card, come questa modifica che voi state vedendo, per poter usare un SD con tutti questi giochi qua senza caricarli nel workbench. No, il workbench installato così, con tutte le configurazioni, con la RTG simulata e tutto il resto, e anche la memoria, quella del Raspberry, la vediamo qui, altra memoria ci serve solamente per i giochi RTG. Ma facciamo finta che vogliamo giocare per esempio a Desert Strike. Se noi andiamo sul Redmi, vediamo che questo gioco richiede un chip MEM. Il chip MEM noi ne abbiamo 512K, infatti se noi cerchiamo ad aprire questo gioco vi dà subito l'errore: hai bisogno di una memoria chip fino a 1 mega. Quindi questo gioco non si aprirà mai. Facci vedere su sysinfo, memory, la memoria del Raspberry, che è questa qua, la memoria che noi abbiamo, la slow RAM, quella aggiuntiva, e la memoria chip RAM 512K, ma di 512K ci serve 1 mega. Allora, quel gioco non funziona perché richiede 1 mega di chip RAM, e qui di chip RAM ne abbiamo solamente 512K. Ok, voi dite, abbiamo l'espansione del 512K per un totale di 1 mega. No, perché questa qui comunica solo con il processore e questa qui comunica con i vari chip presenti sulla scheda madre, tra cui il chip audio e il chip di NIS, quello video. Quindi se il gioco dice che manca 1 mega di chip RAM, 1 mega di chip RAM è questa qui. Dopo che abbiamo appurato che abbiamo il Fatanius che gestisce fino a 1 mega di RAM, come possiamo fare l'upgrade senza saldare le RAM nei spazi vuoti, siccome non si trovano? Possiamo usare la slow RAM, rendere la slow RAM chip RAM. Come? Dove ci sono i file del Pstorm inseriamo questo file denominato cmdline.txt, dove andiamo a scrivere questo comando che sposta la slow RAM sulla chip RAM per avere 1 mega. Ora non vediamo più le due RAM separate come chip RAM da 512K e slow RAM da 512K, ma solo una unica chiamata chip RAM da 1 mega. Ecco qui la memoria, la vediamo anche aumentata dal workbench. Il gioco Desert Strike, che prima non si avviava perché dava errori, adesso semplicemente si apre. Perfetto. Adesso questo gioco sta funzionando perché abbiamo 1 mega di chip RAM. Però se ci sono giochi che invece richiedono una configurazione specifica, ovvero 512K di chip RAM e 512K di slow RAM, come facciamo? Non è un problema. Il Pstorm serve anche a questo. C'è un programma che si chiama VHDLoad che apre tutti i giochi perfettamente. Se vogliamo far arrivare questa Amiga 500 invece a 2 mega di chip, esiste un'altra modifica, questa modifica che state vedendo, ovvero togliamo il Fatanius e mettiamo quello compatibile per la lettura di 2 mega di chip RAM. Applicando questa modifica arriviamo a 2 mega di chip, perché ci sono giochi che richiedono 2 mega chip, ma poi quella modifica la vediamo più avanti. Adesso invece passiamo un attimo alla scheda video RTG, al Pstorm, per far vedere effettivamente a che cosa serve. Adesso sto avviando un gioco per RTG. L'RTG si usava principalmente per l'Amiga 2000, 3000 e 4000. La più famosa scheda video è la Picasso 4, con uscita VGA, e poi c'è la Cyber Vision 3D, anche quella in VGA, ma qui comunque noi ne stiamo simulando una generica. Voi vi state chiedendo, come faccio a caricare i giochi invece sull'Amiga 500, se voglio scaricare altri giochi? Abbiamo visto che c'è la partizione FAT32, la partizione dove ci sono i file necessari per far girare EMU68. L'ho creata da 1 giga, c'è un programma che gira su Amiga che si chiama FAT95. Riesco a visualizzare la partizione FAT32, quella di Windows, così là dentro carico i giochi da computer SD card, inserisco le SD card, clicco su Mount FAT, prendo i giochi RTG o normali e li carico
nella partizione dati che ho creato apposita per avere due partizioni divise, insomma. Quindi, più semplice di così, non se può. Prima di concludere questo video vi faccio vedere i test fatti con SysInfo. 0, 10, 20, 30, 40 MHz, l'Amiga 4000 sta a 25 MHz, noi andiamo a 40 più, perché arriviamo a 1 GHz e mezzo. Addirittura l'Amiga 600 è a 7 MHz, l'Amiga 1200 14 MHz, l'Amiga 3000 25 MHz, come anche l'Amiga 4000 a 25 MHz. Qua abbiamo un computer potentissimo, abbiamo.